Adottiamo gli anziani soli, non invisibili, vittime della solitudine e dell'indifferenza. Questo è l'appello lanciato da Santa Lucia di Serino, da Umberto Giardiello, presidente della cooperativa Auxilium 24, e dalle suore francescane missionarie dell'Immacolata. Un messaggio di solidarietà e amore che giunge alla vigilia della festa dei nonni. Il 2 ottobre, presso l'istituto religioso di Santa Lucia, si svolgerà la seconda edizione della festa dei nonni. Da venerdì 3 giorni di convegni e incontri dedicati agli eroi dei nostri tempi, come li definì l'anno scorso il vescovo di Avellino Arturo Aiello. Nell'ambito dell'evento sono stati tanti gli alunni delle scuole dell'infanzia che hanno realizzato disegni e composizioni dedicati ai nonni. I nonni, la memoria di un popolo, questo è uno degli slogan che accompagna la manifestazione, una memoria troppo spesso dimenticata. Giardiello e Suora Parasida invitano tutti i nonni a presenziare la festa, pronti anche ad accoglierli come ospiti speciali nelle camere dell'istituto. Un'occasione anche per chi ha conoscenza di anziani soli e in crisi. Li andremo a prendere con i nostri mezzi, assicura il presidente di Auxilium, e faremo trascorrere loro delle giornate di luce e amore. E proprio ieri ho sentito una tua intervista che si parlava di questi vecchietti che in questo momento si trovano soli a casa e che hanno bisogno di conforto, non tanto perché si parla pure di povertà, sicuramente è importante pure questo, ma loro quello che serve è la vicinanza di persone che gli stanno vicino. Quest'anno, come l'anno scorso, noi abbiamo invitato tutti, i nonni, i nipoti e chi più ne ha più ne metta, a venire a questa festa, perché l'anno scorso abbiamo avuto un riscontro abbastanza buono, sperando che quest'anno sia ancora meglio. Voi lanciate un'iniziativa del tipo adottiamo un nonno. Adottiamo un nonno. Un anziano che sta solo. Infatti, quella, anche perché il futuro, speriamo quanto prima, in questa struttura, parte di questa struttura verrà adibita per un centro diurno dove verranno i nonni che hanno necessità di stare in compagnia e la sera tornano a casa. Voglio dire, noi siamo pronti ad andare a prendere queste persone anziane che stanno a casa, li portiamo qua, li facciamo vivere 2 giorni insieme a noi. C'è anche possibilità quest'anno di rimanere e a dormire il sabato sera, perché le suore hanno messo a disposizione delle camere, perché qui ci sono 20-25 posti letto, perché loro giustamente fanno accoglienza durante l'anno per gruppi che arrivano, gruppi di preghiera e altro. Noi è una grande gioia, perché la prima che abbiamo fatto l'anno scorso è stata molto bella, una bella esperienza che ha lasciato tanti ricordi belli nel cuore di tanti nonni. E così abbiamo pensato di fare quest'anno la seconda, e siamo qui con braccio e cuore aperto per accogliere tutti.